Perché investire in cripto è meglio di investire in azioni. Ciao da Crypto NFT Italia, io sono Luke, ti do il benvenuto all'interno di questo nuovo video. Oggi andiamo a capire perché è meglio investire in criptovalute rispetto all'investimento in azioni. Quindi mi raccomando, rimani sintonizzato fino alla fine di questo video, perché andremo a scoprire quali sono tutti i pro delle criptovalute e tutti i contro, in questo caso, delle azioni. Prima di iniziare però, cosa molto importante, lo ricordiamo sempre, ti invito a iscriverti al canale, attivare la campanella delle notifiche, è importante per sostenere la community, e soprattutto se ti va facci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi di questo video, cosa ne pensi dell'investire in criptovalute rispetto a investire in azioni, che andiamo a risponderti qui sotto nei commenti. Altra cosa importante, mi raccomando, quello che diciamo e che viene illustrato all'interno dei nostri video è frutto di anni di esperienza in questo settore, ma in ogni caso non vuole essere un consiglio finanziario, quindi mi raccomando, come lo andremo a ribadire anche qui all'interno di questo video, non devi fare investimenti in maniera spregiudicata, ma devono essere sempre fatti in maniera coscienziosa. Allora, signori, iniziamo un po' ad introdurre il discorso partendo appunto da un'introduzione. In questo caso abbiamo trovato un articolo proprio di Binance che va nello specifico un po' a spaccare un po' le due cose, a dividere un po' le due cose. Partiamo con un'introduzione. Allora, innanzitutto, le azioni, lo leggiamo insieme, sono da tempo una classe di investimento consolidata che può produrre rendimenti sia a lungo che a breve termine. E fin qui ci siamo. Le cripto sono uno strumento finanziario più recente, soggetto a una maggiore volatilità dei prezzi e a un rischio più elevato. Entrambi gli strumenti attraggono i trader e gli investitori, ma spesso le criptovalute sono considerate un'alternativa agli asset più tradizionali. Detto questo, è possibile adottare strategie redditizie in entrambi i mercati. Ok, però adesso andremo alla fine del video a capire quale delle due è meglio. Che cos'è una criptovaluta e che cos'è un'azione? Perché dobbiamo partire proprio dalle fondamenta per capirlo proprio bene. Allora, che cos'è una criptovaluta? Le criptovalute sono valute digitali alimentate da tecnologia blockchain, si basano su tecniche crittografiche per proteggere e verificare le transazioni, sono utilizzate tipicamente come mezzo di scambio e deposito di valore. La maggior parte delle criptovalute si basa su reti decentralizzate e il loro valore di mercato è determinato dalla domanda e dall'offerta. Andiamo a vedere invece che cos'è un'azione. Le azioni invece rappresentano la proprietà parziale del capitale di un'azienda, quindi tu sei proprietario in parte di un'azienda e ne riflettono il suo valore. A volte il proprietario di un'azione ha anche diritto a una quota dei profitti dell'azienda sotto forma di dividendo, ovviamente se detieni soprattutto quote importanti. Il valore di un titolo può variare in base alla performance dell'azienda e ad altri fattori quali le ultime notizie di mercato. Infatti, come sappiamo, molti trader professionisti che operano nel mercato azionario sono sempre attaccati ovviamente a vedere, a capire quelle che sono le ultime notizie, le ultime novità. Ora addentriamoci per capire anche quali sono le principali differenze tra le criptovalute e le azioni. Sia le criptovalute che le azioni possono essere utilizzate dagli investitori per costruire della ricchezza, tuttavia investire in azioni è diverso che investire in criptovalute. A differenza delle azioni, l'investimento in criptovaluta non comporta la proprietà di una quota di un'azienda, quindi questo diciamo è il primo fattore. Inoltre gli investitori cripto non ricevono dividendi nel senso tradizionale del termine, però come sappiamo ci sono tanti altri sistemi che invece il mondo delle criptovalute ti permette di fare in più a livello di remunerazione rispetto magari al mercato azionario, e dopo lo vediamo. Si possono invece prestare o mettere in staking appunto i propri crypto token per ottenere un reddito passivo. Esistono inoltre notevoli differenze nelle modalità di negoziazione delle criptovalute rispetto alle azioni, infatti puoi acquistare delle cripto in qualsiasi momento del giorno o della notte, mentre appunto come sappiamo gli exchange di azioni funzionano con proprio orari di apertura nei giorni feriali, appunto gli orari diciamo azionari. Ora, dovrei investire in cripto o azioni? Andiamo a esaminare. Partiamo con i pro delle criptovalute. Primo, accessibilità. Le cripto non hanno confini e chiunque con una connessione internet può assolutamente utilizzarle. Secondo aspetto delle criptovalute, quindi secondo pro, è la decentralizzazione, ossia la maggior parte delle cripto non si affida a un'autorità centrale. Questi infatti ci sono moltissimi exchange, come sapete, decentralizzati, quindi non diciamo amministrati da dei governi. Questo rende le cripto resistenti alla censura e al controllo centralizzato. Poi sono resistenti all'inflazione, le criptovalute non sono direttamente influenzate dalle politiche monetarie delle banche centrali, quindi i loro prezzi sono meno maleabili
dall'inflazione. Qui infatti si è visto proprio questo periodo che ci tocca particolarmente, quest'ultimo periodo che stiamo attraversando, soprattutto post-guerra, che ha visto appunto l'inflazione crescere e aumentare. In contemporanea, diciamo, il mondo delle criptovalute non ha subito queste grosse variazioni. Tuttavia, le criptovalute non sono tutte uguali, quindi è importante considerare il tasso di emissione e l'offerta di ogni criptoasset. Quarto aspetto di 5 è la flessibilità. Rispetto alle azioni, esistono altri modi per gli investitori di far crescere le proprie posizioni cripto, oltre all'utilizzo del trading. Infatti, come dicevamo prima, gli investitori cripto possono trarre profitto dallo yield farming, dallo staking e fornendo liquidità. Prodotti come Binance Earn, che adesso lo vediamo qui in questa pagina, c'è una sezione proprio dedicata da Binance dove si chiama appunto Simple Earn, dove tu scegli la tua cripto e puoi decidere di mettere in staking e quindi congelare una certa quantità, per esempio di Binance, di BNB, per 120 giorni, 90 giorni, 60 giorni, ad un tasso ovviamente che più è alto questo periodo e più aumenta. Chiusa parentesi. Quinto aspetto pro per appunto investire in criptovalute rispetto alle azioni è la varietà. Il valore di molti token non è solo monetario, ad esempio i fan token possono offrire ai possessori vantaggi e privilegi esclusivi nei confronti delle loro squadre o marchi sportivi preferiti. Alcune criptovalute sono dei governance token che danno ai titolari il diritto di partecipare allo sviluppo di un progetto o di un protocollo. Come sapete, per esempio, ci viene in mente Crypto.com che dà ai propri possessori, ai propri clienti, dà la possibilità di accedere a tutta una serie di vantaggi, tra cui per esempio le ultime che abbiamo analizzato in un video, le VIP lounge aeroportuali, per esempio. Andiamo ad esaminare invece i contro del utilizzare insomma le azioni. Sono questi aspetti. Il primo è la volatilità. Anche il mercato azionario non è immune a cambiamenti improvvisi dei prezzi a breve termine. Se un'azienda infatti sta andando bene, è probabile che i prezzi schizzano verso l'alto. Analogamente, se un'azienda invece ha delle perdite, ci sono invece pure notizie negative, il valore azionario probabilmente scenderà. Ecco perché bisogna stare molto attenti e molto sul pezzo, soprattutto se si investe in azioni. Inoltre, in alcuni titoli possono essere più volatili di altri, ad esempio il valore delle azioni growth tend ad oscillare, qui vabbè, entra un po' più nel dettaglio. Secondo aspetto di contro per investire in azioni sono le commissioni alte. Nella maggior parte dei casi, le commissioni associate alle transazioni in borsa sono relativamente alte e sono presenti in numero maggiore rispetto alle operazioni nel mondo cripto. Oltre alle spese di intermediazione e alle commissioni, ci sono anche altri costi da sostenere quando si acquistano o si vendono delle azioni. Quindi anche qui commissioni più alte. Terzo contro, diciamo, dell'investire in azioni sono i rendimenti non garantiti. Come qualsiasi altro mercato azionario, non ci sono rendimenti garantiti con le azioni, benché vi siano azioni che spesso nel lungo periodo sovraperformano degli investimenti alternativi. È possibile che non ottengano buoni risultati durante un periodo di investimento più breve. Quindi, a differenza magari delle criptovalute, che appunto, come dicevamo prima, c'è la possibilità di mettere in staking alcuni token, qui in questo caso nel mercato azionario il prezzo cresce, il prezzo decresce, quindi sta a, diciamo, alla capacità di ogni singolo trader per andare appunto a fare profitto. Ok, quindi mi raccomando, questi sono un po' i pro e i contro che abbiamo deciso di andare ad analizzare. Quindi, secondo noi, qual è tra le criptovalute e le azioni l'asset magari vincente tra i due nel quale appunto bisogna scegliere su cui investire? Secondo noi, a nostro avviso, sono nettamente le criptovalute per appunto andando a mettere da una parte tutti i pro e andando a mettere dall'altra parte tutti i contro. Fateci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Per questo video è tutto. Ciao e a presto da Luke.